Buonasera e bentrovati dalla sala stampa dell'Alfredo Viviani per raccogliere le dichiarazioni in pre-gara Potenza Bellino, recupero della 12ª giornata del campionato di Serie C in scena domani alle ore 15 proprio allo stadio Alfredo Viviani. Bentrovato mister Capuano, le chiedo di fornirci un quadro psicofisico della squadra a 2 giorni dalla partita contro il Biceglie e alla vigilia della partita contro l'Avellino. Ma intanto buonasera a tutti. La partita di Avellino non ci sono presentazioni, giochiamo contro una delle squadre più forti in assoluto di tutte e 3 i gironi. Una squadra costruita per vincere il campionato, non per arrivare nei primissimi posti. Per vincerla sicuramente ci sono altre squadre attrezzate come l'Avellino. Sicuramente l'Avellino rispetto magari alle altre due, Bari e Ternana, ha avuto qualche problema in più per il Covid, ma io penso che i problemi li hanno avuti tutti. Io non ho mai nella mia vita cercato alibi. Sicuramente la partita di Biceglie a noi ci lascia degli strascichi notevoli a livello di infortuni, perché noi avevamo 3 punte, Baclé, Cianci e Salvemini, dove dopo aver perso Baclé abbiamo perso anche Salvemini, quindi adesso dobbiamo andare in queste 5-6 partite con un solo attaccante che è Cianci. A prescindere la valenza dell'avversario, a cui diamo rispetto illimitato, però anche per il prosieguo, quindi i problemi del Covid li abbiamo avuti tutti. Noi abbiamo perso giocatori importanti nel Covid, poi li avevamo recuperato e poi li abbiamo purtroppo ripersi. Però è una stagione particolare dove tutti hanno delle grandi difficoltà. Niente, noi ne veniamo dalle ultime 5 partite dove abbiamo fatto 4 trasferte. 4 trasferte difficili, 2 partite le abbiamo perse all'87esimo. Secondo me, tranne la partita di Vibo Valencia, la squadra ha fatto sempre bene, anche con tantissime assenze tipo Palermo, dove non eravamo decimati, ma di più. Sicuramente sapevamo che era difficile, era un anno particolare, io sono venuto e sapevo delle difficoltà e oggi sono ancora più convinto e più felice della scelta che ho fatto di venire a Potenza in una grande piazza. Sicuramente per quello che abbiamo prodotto meritavamo qualche punto in più, su questo non c'è ombra di dubbio. La partita di domani è una partita difficilissima, dove noi arriviamo con qualche assenza di troppo, però non cerco assolutissimamente alibi né prima della partita, come ho sempre fatto nella mia carriera, né lo farò domani nel dopogara. È una partita particolare anche per me. Io ad Avellino ho trascorso un anno meraviglioso che non dimenticherò mai. Anzi, vi dirò di più, gli amici più importanti in questo momento sono di Avellino e li ho conosciuti grazie all'Avellino e mi sento quotidianamente, non per parlare di calcio. È una partita importantissima per noi perché noi abbiamo bisogno di fare punti, siamo in una posizione di classifica molto deficitaria, come loro hanno bisogno di punti per rincorrere le primissime posizioni. Mi auguro e sono convinto che sarà una partita bella, loro sono una squadra importante, recuperano molti giocatori rispetto alla partita col Catania, è inutile dire che sono allenati penso dal migliore allenatore in assoluto della categoria, quindi niente, speriamo, ecco, che sia una partita, non dico che vinca il migliore, altrimenti partiremo sconfitti, diciamo magari che domani la fortuna ci possa assistere un pochettino di più. Ha parlato degli avversari. Dopo un mese di lavoro qui a Potenza, però le chiedo, mister, se e quale carattere intrinseco della squadra lei ha scoperto con meraviglia e su quale aspetto, secondo il suo avviso, è più necessario lavorare perché il Potenza sia sempre di più a specchio e somiglianza di mister Capuano. Ma questa è una squadra totalmente diversa da quella che ha fatto parlare di sé negli anni passati. Mi riferisco all'anno scorso dove ha compiuto un miracolo calcistico, anche all'anno precedente dove è arrivata a un passo dalla Serie B. Se Franza va dentro il rigore magari calciato a Reggio Emilia era tutto diverso. Questa è una squadra totalmente diversa, è una squadra giovane. La società ha puntato sul minutaggio, ha puntato sulla valorizzazione di tanti giovani. Anche domani giocheremo con 2001, 2002 titolari, quindi voglio dire, questa è la filosofia di questa squadra, la valorizzazione di qualche giocatore, perché penso che ne abbiamo tanti bravi, e il mantenimento della categoria. Sicuramente non sarà facile, però noi lavoriamo quotidianamente,
e spero di poter ripetere a potenza quello che ho fatto negli ultimi anni ovunque. È un anno difficile, però io lavoro in una società serissima e organizzatissima e quindi penso che poi con la serietà, con l'organizzazione si possono andare a colmare anche delle deficienze. Noi sicuramente dovremo fare qualcosa nel mercato di gennaio, questo lo sappiamo perché in alcuni settori siamo proprio pochi a livello numerico, ogni partita mi devo inventare un fuoriruolo, però per il momento andiamo avanti così, sono fiero, orgoglioso di questi ragazzi che quotidianamente si applicano, mi danno entusiasmo, sono orgoglioso di loro e dobbiamo migliorare, sotto tutti i punti di vista sicuramente non è ancora una squadra di Capuano. Al netto degli infortuni e degli uomini che potrà schierare in campo con il sistema di gioco più idoneo, sappiamo lei non essere un dogmatico della tattica, degli schieramenti. E forse quella concentrazione applicata al lavoro duro, feroce, che dovrà aspettarsi e vorrà vedere nei calciatori nella partita di domani? Ma no, no, ma Sì. io non ho mai fatto pretattica, pochi giorni per prepararla, 2 giorni, ho la fortuna di fare questa categoria da tanti anni, quindi di conoscere a fondo i giocatori. L'Avellino ha tanti giocatori importanti, quindi non ha giocatori sconosciuti, ha giocatori che conosciamo, quindi magari andremo a lavorare su quelle che sono loro fonti del gioco, sul loro flusso iniziale di gioco e perché no, cercare magari se hanno qualche piccolo difetto di andarli a colpire e di andare ad eliminare o meglio ad ottemperare quelle che sono le loro forze, le loro caratteristiche. Faremo una partita molto diligente, molto tattica, penso come l'abbiamo fatta spesso, mi sembra che nelle ultime 4 partite, fuori casa, eccezione fatta la partita col Bari, una partita particolare, abbiamo subito pochissimo, a Palermo sì. 2 grandi parate di Marconi, ma erano 2 tiri da 30 metri, 40 metri, difficilmente riescono ad entrare in aria contro di noi. Mi auguro che questo avvenga anche domani, anche se loro davanti hanno giocatori di categoria nettamente superiore, Maniero, Fella, ma lo stesso San Daniello, Bernardotto, quindi hanno un attacco atomico, però noi cercheremo con il lavoro, con l'organizzazione di far sì che loro non enfatizzano quelle che sono le proprie caratteristiche. Un'ultima domanda, mister, questa di carattere più propriamente personale. Dopo un filotto importante di gare esterne, finalmente il Viviani, la sua seconda gara casalinga, la prima in assoluto in panchina, ci ritorna dopo più di 10 anni. Le chiedo le sue sensazioni, le sue emozioni, tenendo anche conto che in questo clima pandemico sarà assente tutto il fervore e l'amore e il sostegno del pubblico, soprattutto della curva che lei ben conosce. Ma io ritorno dopo in una panchina a Potenza dopo 11 anni, dove ho vinto il campionato, io l'ho chiamato della moralità, della dignità. Noi ci salvammo esclusi dal campionato, fu qualcosa di meraviglioso. E Potenza è una piazza importante, Potenza 7.000-8.000, quindi è una città che vive di calcio, quindi sicuramente se ci fosse stato il pubblico sarebbe stata una partita bellissima, soprattutto se ci fosse stato anche il meraviglioso pubblico di Avellino, quindi sarebbe stata una festa e mi sarei emozionato ancora di più, forse è meglio che non ci sia pubblico perché per me sarebbe stata molto dura. Io in questo momento sono l'allenatore del Potenza, fiero, orgoglioso, innamorato illimitatamente, quindi è normale che il mio pensiero in questo momento è solo per il Potenza, ma sicuramente l'Avellino non lo dimenticherò mai. Grazie, mister, e bocca al lupo per la partita di Crepi, crepi. domani.